Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova parte, questo nuovo episodio di Metal Gear Snake Eater. Raga, mi scuso perché questa serie sinceramente non l'ho più fatta perché non l'ho vista fra le serie che avevo messo via nel cassetto da fare. Però non c'era Metal Gear, dico, come mai non c'è Metal Gear? E poi mi sono accorto che era da tutt'altra parte. Ok, battaglia contro le pain. Ma questo qui faccio provare io il dolore. Ok. Aspettatevi la sua versione bruttita. Maglietti alberi, api di merda. Quanti bei pesci da uccidere e mangiare. Poi mi faccio la scorta. Poi granata, troppo e dai, oh, è automatico. Oh, calma, ho sbagliato. Brucia! Dove? Ah, là. Ritorna! Aiuto! Poco, proprio vicino era. Proiettili, integrata. Poi. Questi api mi mettono solo una rottura, andate via. Ecco, ora diventa più brutto del solito, si potenzia, diciamo, anche. Ora le sue api sono la Formula 1. Ah, la Formula 1. E fanno anche più male. Allora, comunque un attimo, no, magari qualche altra arma da fuoco. Insomma. Tanto sorridente, fumata, crema, rivista. Sì, con le riviste. Lo attacco, con le riviste, certo. Ma non ti siamo cavolate. Per favore, non diciamo cavolate. Che le riviste non servono a fermare un cattivo. Parata. Ma non rompo le balle.
Dai che ho quasi ucciso la cosa. Soffri, soffri. Ti piace il dolore pain. Facciamo due. Dai, sì. È quasi fatta. Altra granata. No. Via. Dai, che l'ho quasi annientato. H47, adesso mi dai. Va bene. Dai. Oddio. No. Col cavolo che mi fa esplodere il mio caro De Pain. Col cavolo. Uffa, no, altre granate con me. A questo punto vado con granata fumogena. Sai che non serve un cavolo, però. Ah, è servita. Bene. Addio The Pain. Ti ho spiazzato. Come direbbe Snake nell'uno, vado a schiacciare una mosca fastidiosa, lui ha schiacciato un'ape, quindi non c'è niente di meglio di fare una battaglia per le patatine. Al gusto piccante. Piccante. Lo che uscite per di qua, eh? Sono gli alieni, raga! Vabbè, in realtà no, scherzo. Ah, giusto, devo farmi la raccolta di pesci. Questi granchi via. Sembra meglio non mangiarli proprio. Mangio il cobra. Poi
Perfetto. Per un po' sono io che non ho una fame. Problema è che mi faccio la raccolta di pesci quando sono in acqua. E vai! Maledetto questo serpente! Oh! Mi ha morso! Che ti permetti? Io ti ammazzo! Ho ammazzato i pistarelli. Ok, qua. Aia, credevo di aver sistemato tutte le granate, invece. Oh, ma qua devo curarmi ogni 2 minuti. Vedo la luce! Peccato. Uno è morto, però c'è l'altro che è di là. Adesso devo ammazzare un po' di pesci. Scusate, ma io devo mangiare. Pesci. Ok, ora mi sdraio e vado verso il sole, no, la luce. Un pescatore. Ah! Non l'avevo mai ottenuto questo trofeo. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po', basta. No, ancora un po'. Sì, va bene qua. E muori. Ma caduto in acqua? Ah no. Ecco, ora è morto. Devo che. Oh cavolo! Cavolo! Snake! Corri! Allora, mi serve il cecchino prima di tutto. Vediamo se lo trovo qua. Vabbè, non va bene per niente. Vabbè, a questo punto una cosa mi faccio credere morto e poi mi ammazzo io. Non
Ma no. Muori. Sto fuoco automatico. Sei fuori di più. Ecco, uno. E due. Tanto qua non possono venire altri soldati fuori, quindi. Ah, si è trovato un silenziatore. Bene. Allora, TNT. Ah, uccide. Ora, se ci fosse qualcuno con me, cioè se ci fosse stato qualcuno in vocale mentre stavo registrando questo episodio, mi avrebbe aiutato, cioè avrebbe scelto se fare o non fare quello che sto per fare adesso, che farò. Anzi, non farò, così poi forse potete vedere questa battaglia boss più avanti. La battaglia boss più odiosa di sempre. Cioè, la seconda più odiosa di sempre. Perché la prima, vabbè, la prima ve la dirò quando ci arrivo. Si è pissato addosso.
There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. The boss è la madre dell'anno. The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. Before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The Fear farà una figura di merda. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end. For the boy. Nah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Povera. Kuwabara, Kuwabara. The sorrow, is that you? Ok, allora io ora col cecchino potrei uccidere facilmente le pei e tende, potrei, ma non lo ucciderò, lo lascerò vivere per affrontarlo sul campo di battaglia, visto che è il cecchino numero uno di Metal Gear è quello più odioso, perché lui non uccide, lui mi addormenta e basta, ecco, e poi mi fa riportare alla prigione che poi vi farò anche vedere. Ecco, ogni volta se perdo contro di lui, cosa che capitava molto spesso quando ho giocato a Metal Gear per la prima volta, infatti mi ha messo a dormire, non so, 4 volte o 5, ma non ricordo. Vabbè raga, questo episodio termina qui e ci vediamo alla prossima, ciao!